Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale, io sono Rapo e oggi vi porto un video sulle mie impressioni di Black Ops 3, che io davvero reputo un gran gioco, ma prima vi parlo della partita che è in sottofondo. È una partita di uccisione confermata su Strike Zone, nella quale ho fatto una serie di 15, mi sembra, che comunque è stata interrotta dall'Ind, ma vabbè, lo vedrete. Comunque stavo finendo la partita, stavo cercando le kill per la cam, anche se comunque era impossibile dato che stavamo praticamente vincendo, e quindi niente, poi alla fine mi ho ucciso un Ind, vabbè. Quindi, andando a parlare delle impressioni che ho su questo gioco e andando a parlare del multiplayer, penso che sia un gioco molto simile a Black Ops 2, addirittura ha lo stesso motore grafico, e questo mi fa molto piacere dato che io reputavo Black Ops 2 davvero un bel gioco al quale ho giocato davvero molto, mi sono divertito, ho anche fatto diverse competitive con D-Clan su Xbox. È un gioco che davvero reputo molto bello, anche per la modalità zombie, perché io penso che Call of Duty non sia un vero Call of Duty senza zombie, che comunque zombie è una delle cose che preferisco fare, oltre comunque a giocare multiplayer e a cercare di fare high score, o comunque chiamare Cam Nuker, o comunque come vogliate chiamarlo. Andando a parlare del multiplayer, per fortuna non sono stati introdotti mega salti o comunque cose che si potevano fare in Advanced Warfare grazie all'armatura Exo, che davvero a me non piacciono assolutamente per niente. Infatti io non ho comprato Call of Duty Advanced Warfare, ne vado fiero di non averlo comprato e non l'ho neanche mai provato, come del resto Ghost Predator. E appunto è stata introdotta la camminata sui muri, che credo che renda il gioco un po' più reattivo, un po' più veloce, e durante queste camminate, durante queste animazioni, comunque si può comunque usare l'arma, da quel che ho visto nei gameplay, e questo secondo me renderà il gioco molto più frenetico. Le mappe sono davvero molto ridimensionate e piccole, e anche questo mi piace, perché anche questo è una cosa fondamentale di Call of Duty, perché alla fine tutte le mappe più piccole sono le mappe più giocate. Vogliamo vedere su Black Ops Nuketown, su Call of Duty Ghost Strike Zone, su Code 4 mi sembra che era tipo Spedizione, sì era Spedizione, e comunque le mappe più piccole sono sempre quelle più giocate, perché sono quelle che ti permettono di uccidere più nemici, di far più corpo a corpo, di non stare lì sempre a camperare in un angolino come molti giocatori di Call of Duty purtroppo fanno. E quindi anche la scelta delle armi secondo me è stata molto calibrata su Call of Duty Black Ops 3, perché avendo visto alcuni gameplay ci sono armi potenti sia nelle mitragliette che nei fucili d'assalto che in tutte le altre armi. Sono stati introdotti dei fucili da cecchino molto belli, con cui si possono fare i quickscope, e comunque secondo me è quel Call of Duty che farà ritornare la voglia a tutti di giocare. Io reputo davvero un bel gioco, il Day One sicuramente lo andrò a prendere, non so ancora se per old gen o per next gen, dato che io non ho ancora comprato nessun next gen, dato che comunque da un bel po' che non gioco, ma c'è una mezza idea di comprarla. E niente, adesso andiamo a parlare della modalità zombie. Finalmente signori, si riprende la storia dello zombie. E da quello che ho capito da diversi youtuber italiani, ma soprattutto inglesi, ho capito che lo zombie sarà diviso praticamente in due storie. La prima storia sarà quella classica, che riprende da Rise, mentre invece l'altra storia è una storia nuova, che andrà avanti da questo Call of Duty Black Ops 3. E ho visto il trailer della modalità zombie, devo dire che mi è piaciuto abbastanza. Ci sono le solite cose tipo le casse, le armi sui muri. Non si sa ancora se ci saranno i perk tipo Juggernaut o Calcio del Mulo, queste cose qua, tramite le bibite, ma comunque penso di sì. Non vorrei dire una cavolata, ma penso di sì. Comunque è il classico zombie, ci saranno le munizioni da prendere, tutte queste cose qua. E davvero io non vedo l'ora che esca il 6 novembre del 2015 questo bel gioco, perché lo andrò a comprare subito e metteremo molti video di questo gioco. Appunto, non vedo l'ora che esca, non so quante volte l'ho detto. Quindi ragazzi, fatemi sapere nei commenti anche voi cosa ne pensate di questo gioco. Io davvero non vedo l'ora che esca. Mettete un like, un commento, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Bella.